Luca, eccoci. Eccomi qua, penso di essere in un posto più riparato in questo momento. E dicevo prima che abbiamo visto oggi intorno a Mariupol diversi aerei russi, diversi aerei che attaccavano la città, che sparavano sulla città, quindi i bombardamenti stanno andando avanti. Rispetto alle notizie delle morti di ieri all'ospedale, noi ecco, non siamo entrati nel centro della città, ma ci siamo fermati proprio alle sue porte, al suo ingresso, e quello che possiamo testimoniare è che continuano ad arrivare alcuni profughi, alcuni civili che scappano dai bombardamenti e si rifugiano appunto alle porte della città. Si tratta di soprattutto di famiglie con bambini, di mamme o di persone anziane, pochi però i gruppi numerosi di profughi che scappano, ovvero si tratta di famiglie che scappano individualmente, Cioè, dici, non sono ci sono singole però i famiglie che corridoi si muovono in umanitari. cerca della salvezza dalle bombe. Esattamente, quindi si raccolgono storie di persone che sono scappate nella notte, di persone che hanno vissuto dopo una settimana, dopo 2 settimane, che hanno vissuto per una settimana o 2 settimane sotto i bombardamenti, nei bunker con poco cibo, con poca acqua, senza elettricità, senza acqua corrente, e poi a un certo punto, assediate dai bombardamenti, appena hanno visto uno spiraglio, hanno preso le proprie poche cose e sono scappati al di là del fronte. Senti Luca, ti chiedo, siccome tu sono giorni che sei lì e sei sul fronte russo, no? Come ci hai detto anche nei giorni passati, negli altri collegamenti, ma i soldati russi, per esempio, sono a conoscenza di questa vicenda dell'ospedale? Che effetto ha avuto su di loro? Con quali strumenti loro possono informarsi? Allora, la notizia dell'ospedale è conosciuta perché inevitabilmente è stata rilanciata su tutti i media, sia occidentali che su quelli russofoni, insomma. È difficile valutare che impatto abbia avuto oggi psicologicamente su di loro. Sicuramente possiamo dire che negli ultimi giorni abbiamo sentito diversi di loro mostrare in qualche modo un certo... Diciamo, si aspettavano che la guerra durasse meno, quindi non si sarebbero aspettati che appunto questa battaglia sarebbe durata così tanto. Poi posso dire che all'interno delle milizie filorusse, dei russi, possiamo dire che c'è tutta un'umanità anche dietro. Ci sono quelli che credono nella causa dei russi, ma ci sono anche tante persone che sono state chiamate a combattere, che avrebbero fatto molto volentieri A meno di qualcos'altro. partire, ma compreso i ragazzi i cosiddetti militari di leva di cui si è tanto parlato, tu mi confermi, li hai incontrati, ragazzi molto giovani che in realtà partivano per esercitazioni dal loro, insomma, secondo quello che sapevano? Allora, no, noi abbiamo incontrato sia miliziani di queste parti del Donbass, quindi cittadini formalmente ucraini, diciamo, ma che parlano russo e che si sono arruolati nelle milizie delle cosiddette autoproclamate due repubbliche Sì. di Donetsk e di Lugansk, ma anche abbiamo visto militari proprio provenienti dalla Federazione Russa. Con questi ultimi non possiamo parlare, non c'è la Ah. possibilità di parlare con loro e quindi è per me impossibile dare una valutazione di questo Andare a tipo. Per quanto verificare questo riguarda, elemento. esattamente, per quanto riguarda i primi, invece ritorno a quanto dicevo precedentemente, ovvero che c'è, io direi, una minoranza che è spinta da se vogliamo, anche un senso di dover combattere, di voler combattere, mentre una maggioranza, ecco, sicuramente avrebbe voluto fare a meno di essere al fronte. Questa è un'informazione interessante. Arrivo da